Finalmente ci siamo! Sarà l'ultima puntata dal vivo del più grande show del mondo! Va bene, so che probabilmente starete pensando: oh, Lincoln, con 10 sorelle non c'è possibilità che tu riesca a vedere quel programma. E avreste ragione voi, tutte le domeniche alle 8 è la stessa storia. Ma per stasera ho studiato un piano. Cadetto Lincoln chiama cadetto Clyde, puoi sentirmi? Qui cadetto Clyde, ti ricevo forte e chiaro, sono così emozionato. Finalmente riusciremo a vedere Argy insieme. E con insieme intendo tu a casa tua e io a casa mia, giusto? È quasi un evento storico, ma abbiamo deciso che è meglio guardarlo separatamente. Clyde si è preso una cotta per mia sorella Lori, è imbarazzante. Come va, bella? Clyde, Clyde, mi ricevi? È meglio se ti sbrighi, Lincoln, sono quasi le 8. Che l'operazione distrarre le mie sorelle così posso arrivare per primo alla TV e guardare l'ultima puntata speciale dal vivo di Argy e trovare un nome più corto per questa operazione abbia ora inizio. Cartoni, 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 cartoni. Avete voglia di preparare il tè per tutti? Sì, certo, Lincoln. Ehi, io non ho voglia di preparare il tè per le bambole, io voglio guardare la TV. Tu potresti preparare il tè per loro due. Sì, grazie, Lincoln. Ehi, Luan, sto andando di sotto a guardare la TV. Dovresti prendere la tua videocamera. Le gemelle stanno di nuovo litigando. Avrò una marea di visualizzazioni. Grazie, Lincoln. Ehi, Lisa, ti ho risparmiato il viaggio di sotto e ti ho portato le tue cose. Proteine, lattosio, cristalli di cloruro di sodio, saccarosio e gallusovum. Vuoi dire farina, latte, zucchero e uova? Tu dici pomodoro, io dico solanum lycopersicum. Grazie. E vai, 2 minuti alla partita. Ehi, Lin, guarda qui, l'ho riempito con l'elio per il giocatore estremo che vuole di più. Io voglio di più. Prendilo! Oh, fa attenzione, Lenny! Che c'è? Ho un ragno addosso, toglimelo, toglimelo, toglimelo presto! Peggio, hai un brufolo sulla punta del naso. Allora sono un mostro! Ehi, fratello, stasera la TV parlerà a suono di rock! Yeah! Però potresti fare un concerto rock con tanto di luci in camera tua. È molto meglio! Grazie, Link! Qualcuno ha visto il mio telefono! Devo commentare il telefilm con Lori! Ehi, Lori! Lori, ho trovato io il tuo telefono! Dammelo! Quante volte devo mettere le mani sulle mie cose? Pronto? Oh! Ciao, Bobby! No! Non ti ho scritto di chiamarmi, ma sono felice che tu l'abbia fatto! Grazie per nulla, vabbè! E sono 10. Come stavo dicendo, non sarò il più veloce e forse nemmeno il più forte. E quindi, per tenere fuori dai piedi tutte le mie sorelle, conviene avere un piano. Hai dimenticato me? Lucy! La dimentico sempre, Lucy! È la storia della mia vita. Cosa ci fai sul divano? C'è una puntata della mia serie preferita, Vampiri e Malinconia. Ma stasera trasmettono l'episodio di Arg, di cui parleranno tutti domani a scuola. Ti prego, fammelo vedere, ti prego dal profondo della mia infelicità! Mi spiace, Lincoln, ma conosci la regola. Sono arrivata. Per prima. No! Non posso crederci! Lo so, non ha neanche chiesto scusa. No, non posso credere che sia stato toccato dai dolci piedini di Lori. Torna alla realtà, Clyde. Lori è un mostro, le importa solo parlare a quel suo stupido telefono. Beh, sto per farle una chiamata che non dimenticherà mai. Che cosa le dirai? Perché Spazio è la sorella peggiore del mondo. Sapevo che sarebbe stato utile un giorno, solo non sapevo quale sorella l'avrebbe ricevuto. Ma tu, Lori Loud, hai reso la mia decisione molto, molto facile! Ah, lo sta ricaricando! Non importa, lascio un messaggio in segreteria. Ciao, sono Lori. Sapete cosa fare? Ehi, Lori, è il tuo caro fratello Lincoln. C'è una cosa che vorrei dirti da un po'. Tu sei... È per questo che tu sei la sorella peggiore del mondo! Ha! Che ne pensi, Clyde? Ehi, fratello, mi dispiaceva aver calpestato il tuo stupido giochino. Così sono uscita e te ne ho comprato un altro. Che cosa hai fatto? Inoltre, mi stupisce che tu non abbia dato di matto, molto maturo. Hai visto? Chi l'avrebbe detto? Sto diventando adulto! La teca con i trofei dei Loud. Devo ammettere che le mie sorelle se la cavano piuttosto bene. I trofei di calcio di Lin, le corone da reginetta di Lola, il premio Nobel Junior di Lisa.
Persino Lily ha vinto delle gare di succhia pollice. E poi ci sono io. Ah, le ho provate tutte per entrare in questa teca. Premio del concorso Miss Dolcetto va a Lizzy Sweetwater! Ma ora ho anche io un'occasione. Il video contest delle quinte, il filmato che riceve più voti, vince questa meraviglia! Pensi davvero di vincere, Lincoln? Con il progetto che ho in testa, ne sono sicuro. Avevi detto la stessa cosa per Miss Dolcetto. Era tutto combinato. Prendi la videocamera. Stiamo girando? Amici di Quinta, qui Lincoln Loud. Cosa succede quando 672 mentine incontrano 333 litri di cola? Lo scopriremo molto presto! Ah! Wow, è stato pazzesco! Avevi ragione, riceveremo un sacco di voti! Secondo te perché nessuno lo vota? Forse perché tutti stanno votando il video di questo criceto. 50 voti! Cosa ha di interessante uno stupido criceto? Non tu, Geo, tu sei un fico! Ehi, abbiamo un voto! No, aspetta, è un commento. Bel tentativo, ma dovresti andare sul canale di tua sorella se vuoi qualche dritta. I suoi video sono virali. Sono virali? Oh no, vuol dire che ci ammaleremo tutti! No, vuol dire che sono fichi. Clicca sul link. Il canale comico di Luan Out Loud. Carino, ma a chi interessa cosa fa Luan? Oh, 50.000 follower! Clyde, sai cosa vuol dire questo? Che la gente perde un sacco di tempo su internet? No, vuol dire che Luan può aiutarci a vincere il contest. Come faccio a sistemare le cose? Beh, addio, primo premio. Eliminato. Caro criceto, sembra che tu abbia vinto. È difficile avere sempre la telecamera con sé. Ehi, aspetta un momento! Ho un'idea! Luan, la prima regola è lasciare la telecamera sempre accesa, vero? La risposta è sì, Capitan Ovvio. Mi servono le registrazioni in cui compaio io. Forse intendi il grande forziere della comicità. Amici di Quinta, qui è Lincoln Loud. Cosa succede quando un fratello commette un errore mettendo in ridicolo le sue 10 sorelle? Non credo lo sappiate, ma vi mostro come ho rimediato. Oh, tutti i video sono stati forniti da Luan Out Loud. Diritti riservati e marchio registrato. Vai col video! Beh, Cristina, non mi sorprende che tu mi abbia chiesto di uscire. Ho visto come mi guardi di solito alla mensa. Bentley, vuoi accettare questa rosa? Oh, quello che vedi spuntare! Ah, esatto, è un pelo del petto, il primo di una lunga serie. Ho i peli sul petto! Ho i peli sul petto! Ho i peli sul petto! Andiamo, Cristina, io lo desidero, tu lo desideri, perché resistere? Loud non si smentisce. Ah, è tanto per essere chiari, stiamo ridendo di te, non con te. Credevo che quello delle tue sorelle fosse un video imbarazzante, ma questo li batte tutti. Il migliore però rimane quello del criceto. Ops. Se Lenny prendesse la patente ci porterebbe dappertutto e Lori dovrà lavarseli da sola i suoi jeggings. Wow! È uguale identico al coso che gira! Tecnicamente il coso si chiama volante. Allora, pronta per cominciare? Aspetta! Ho bisogno del mio outfit da guida! Stupendo! D'accordo, ora possiamo... Aspetta! Ho assolutamente bisogno del mio frullato! Biscotti alla zucca sbriciolati e soia! È delizioso! Stupendo! D'accordo, ora possiamo... Aspetta! Che cosa c'è adesso? Ma scusa, non me la apri la portiera? Clic! Che gentiluomo! Dunque, devi solo tenere il volante dritto in modo che... Così? No, riproviamo. Tieni il volante dritto.
Ok, di nuovo. La strada è dritta, perciò tieni il volante dritto. Lenny, guarda che non è complicato. Si può sapere che stiamo facendo? Non c'è gusto a viaggiare senza una meta precisa. Beh, allora diciamo che stiamo andando a fare shopping. Perché non me l'hai detto subito? Wow, vai Lenny! Muoviti, babbeo! Devo andare a comprarmi un vestito nuovo! Sei stata incredibile! Levati di mezzo, nonnina! Lenny, è meglio darci una calmata! Ma devo comprarmi il vestito! Non è il momento! Ora hai un esame di guida da passare! Vai, Lenny, vai! Vai, Lenny, vai! Ehi, guarda che la fermata dell'autobus è di là! Vai, Lenny, vai! Vai, Lenny, vai! Ce l'hai fatta? No, niente affatto! In compenso ha oltrepassato i limiti di velocità! Non ha messo le frecce e ha dirottato il veicolo dell'esame verso il centro commerciale, dove ha gettato a terra e investito la signora Jelinski! Si può sapere che cosa ti ha preso? Ma non ha senso! Al videogame ho fatto le stesse cose e ho vinto! Sarebbe ora che imparaste tutte le regole! Ehi, Geo, ne vuoi un pezzetto? Lenny, cosa stai facendo? Non sono Lenny, sono una sciarpa che parla. Hai 5 minuti di libera uscita. È meglio darsi una mossa. Se scopre che non siamo nelle nostre camere, finiamo nei guai. Camere? Celle carcerarie, vorrai dire. Ogni volta che Lori ha il comando sembriamo tutti dei prigionieri. Beh, inizio ad essere stufo. Riprendiamoci i nostri venerdì sera. Ad esempio, Luna, che cosa pensi quando stacca il tuo amplificatore? È meglio che non lo dica. E tu, Lana, come ti senti quando getta via le tue torte di fango? Ci metto così tanto impegno. E Lily, cosa pensi quando non ti fa correre in giro nuda? E allora uniamo le nostre forze. Sì! Le gite in auto, quella tradizione tanto amata dalle famiglie. Domani anche i Loud ne faranno una dopo molto tempo. È un'idea carina, vero? Non se si è in 13 stipati dentro un minivan, o come lo chiamiamo affettuosamente noi, Vanzilla. Sapete, ogni posto a sedere nasconde un diverso tipo di tortura. Ad esempio, restare bloccati di fianco a Lily non è bello. Ah, Lily! L'ultima fila è così lontana da mamma e papà che si trasforma in un far west. Smetti subito di fissarmi! Tu smetti subito di fissarmi! Ma insomma, siamo ancora nel vialetto di casa! Qui invece c'è esattamente il problema opposto, perché è proprio sotto gli occhi di papà. Giù i piedi dal sedile! È anche di fianco all'unica cassa funzionante. Tesoro! È la nostra canzone! E gli altri posti sono ancora peggio. C'è quello appiccicoso, quello bagnato, quello molleggiato e quello inclinato. Secondo i miei calcoli, rimane soltanto un posto al sicuro da tutto. L'ho chiamato posto dolce posto. E domani sarà mio, perché lo occuperò già da stanotte. L'ultima luce. Dormono tutti. È tempo di andare!
Naso gocciolante, qui è l'uomo in macchina. Scusa, uomo in macchina, devo tenere libera la linea per il mio amico Lincoln. Sono io, Lincoln. Oh, ciao, Lincoln. Missione posto dolce posto compiuta, me lo sono assicurato. Ottimo lavoro. Allora, chi si siederà vicino a te? Come chi siederà vicino a me? Non ci ho pensato, perché non ci ho pensato? Accidenti! Non ho considerato il problema. Avere vicino la sorella sbagliata potrebbe rovinare il mio piano. Ok, di sicuro non deve essere Luan. Airbag esploso! E di sicuro neanche Lola. Vuoi stare fermo? Non ci riesco, sono sul sedile molleggiato. E nemmeno Lin. Giochiamo autoattacco? Come si gioca? Io ti colpisco ogni volta che io vedo un'auto. Tempismo perfetto. Tieni, prendi questo! L'ho trovata! Lenny! Il movimento dell'auto la intontisce sempre. Mi lascerà in pace. Elastici per capelli. Scaldamusa. Lenny! Oh, bene, sei sveglia. Ascolta, ti siedi vicino a me in macchina domani, vero? Certo. Lo sai, ti devo un favore, fratello. Tu mi hai salvato da un incubo in cui ero vestita malissimo. Come dicevo, se vuoi che tutte le tue sorelle escano di casa in tempo, devi avere un piano. Bene, se non vuoi indossare lo smoking, allora io non voglio venire al ballo. E sai che c'è? Non voglio venire neanche a scuola. C'ero quasi. Aspetta! No! Ognuna rimanga al suo posto! Lori, aspetta! Sei l'unica di noi che sa guidare! Mi accompagnerà la mamma! Ma è già andata via! Ah, sono blu! La mia pelle è diventata blu! Tecnicamente è una sfumatura del ceruleo, ma va bene lo stesso. Lisa, che hai combinato? Ho solo scambiato la crema di Lenny con un unguento di pigmentazione della pelle sperimentale che sto creando. E perché non gliel'hai detto? Perché se gliel'avessi detto non me l'avrebbe permesso. Adesso tu vai di sopra e cerchi una soluzione. D'accordo. Fiorella bionda 1, scienza 0. Può andare come dico io per una volta. Non sempre hai quello che vuoi, brother. Lincoln, ho finito la mia poesia. Si intitola Fallimento. Lucy, non ho davvero tempo per questo. Fallimento non è un'opzione, ma qualcosa di cui mi dolgo. Come quando anche se è freddo io mi sciolgo. Lily, perché non hai il pannolino? E dove sono i vestiti? Ho trovato il pannolino. Ma questa sarà letteralmente la nostra peggior vacanza di sempre. Questa è letteralmente la nostra miglior vacanza di sempre. Concordo, hai proprio ragione. Chissà perché non volevamo venirci. Potrà anche non essere una vera vacanza per me, ma ne vale la pena se tutte le mie sorelle sono felici. Direi che tutto è andato per il verso giusto. No! Le presenze nascoste fra gli alberi! Lincoln, ricordati che devi fare quella cosa entro le 3! Eh? Non è che per caso te ne sei dimenticato? Ma no, certo che no, Lola! Bravo, perché sai che non conviene farmi arrabbiare! E ora, cosa le ho promesso? Ciao, Lincoln! Oh, ciao, Lin! Sai per caso cosa ho promesso? Forza, dobbiamo andare! Dove? Lin, ma che succede? Che stai facendo? Faccio kickboxing! Hai detto che mi avresti fatto da sparring partner! Ricordi? Davvero? Voglio dire, certo, me lo ricordo! Per caso, tu sai cosa deve fare Lola? No! Perché? Ho promesso che avrei fatto qualcosa per lei, ma non ricordo più di che si tratta! Cosa? Cerca di ricordarti! Sai cosa succede quando Lola si arrabbia? Ricordi quella volta col budino? No! Quello era l'ultimo budino, vero? Come? L'ultimo? Può essere? Non fa niente, pazienza! E tutto questo per un budino? Già, e guarda qui! Gol! Lincoln, allora ti sbrighi o no? Che cosa? Non fare il finto tonto, te ne ho parlato domani.
volevo dire ieri. Questa tutina da uomo che ho disegnato di calzapennello. Grazie per avermi aiutata. Oh, sì, certo. Potrei farti, come posso dire, una domanda ipotetica? Intendo qualcosa che potrebbe accadere. Ipotizziamo che tu abbia promesso di fare un favore a Lola e che poi te ne sia dimenticata. Lincoln! Sei nei guai fino al collo! Mi chiamo Lincoln! Tu sai, vero, cosa succede quando Lola si arrabbia? Ricordi cos'è successo quando le ho rotto la coroncina? Oh! Oh, scusami, Lola. Ok, tranquilla, non fa niente. Dove sono le mie cose? Avanti, signore e signori, articoli! Quindi le chiamo, tanto mio sorella non servono. Tutto questo perché per sbaglio le hai rotto la coroncina. E voilà! Pronte, ragazze? Sfilata di moda! Voilà, ragazze! Ma che dici? L'hai promesso! Guarda! Sì, è stata davvero molto brava! Spazio, ultima frontiera! Quando si hanno 10 sorelle è così, lo spazio è poco! Ovunque tu vada, bisogna fare la coda! Essere l'unico fratello maschio ha un grosso vantaggio! Quale sarebbe? Ve lo dico, le mie sorelle devono condividere la stanza. Io no. Certo, è grande come una cabina di armadio, però è tutta mia. Una piccola oasi nel trambusto di casa Loud. Niente e nessuno può schiodarmi. Davvero non ne posso più di vederti sempre con il muso. Puoi anche fartela una risata una volta ogni tanto. Non mi va. Cosa succede? L'ennesimo litigio tra Lucy e Lynn. Ma una barzelletta sui litigi si scrive di primo pugno. Capita? Capita? La specie umana sembra comprovare la teoria di Charles Darwin. Non sopporto i litigi. Ora va meglio. Vorrei non essere al loro posto. Io sono d'accordo con te. Un altro grosso vantaggio? Lo spazio è tutto mio. Lynn, tutto bene? Non posso più condividere la stanza con la duchessa delle tenebre. Posso dormire con te questa notte? Ti direi di sì, ma non è una camera per due, capisci? A malapena riesco a dormirci io. È piccola, angusta e lugubre. Mi toccherà dormire nella vasca da bagno. Ottima idea, problema risolto, notte. D'accordo, puoi restare qui, ma soltanto per una notte. Grazie mille. Un pugno pegno. È soltanto una notte, che cosa potrà succedere? Molto bene, dobbiamo prima stabilire delle regole di base. Primo, le mie cose non si devono toccare. Stavo dicendo... No, questo mettiamolo via, ecco. Attenzione. No, ti prego. Dai, il mio coniglietto. Oh, ti ho preso. Tutto ok, piccolino? Peccato non ci siano palloni qui in camera tua. Non dico tanto un pallone da calcio, da basket, niente. Ma per fortuna ho portato i miei. Accidenti, se è tardi. Andiamo a dormire e non pensiamoci più. Ma è presto! E poi c'è qui la tua nuova compagna di stanza. Sì, ma... Lucia Libre! Non vedo niente! Ed ecco lì intuffarsi dalla terza corda del ring. Cosa? Non sento più niente! Possiamo andare a dormire. Di sicuro è meno doloroso. Non sei scelto di dormire accanto a me? Pugno pegno! Cosa faccio, Clyde? Non posso certo sbatterla fuori. È vero, è mia sorella, ma lei ha invaso il mio spazio. D'altronde, come darle torto? Tu sei un ottimo compagno di stanza. Ehi, e se improvvisamente non lo fossi? Mi è venuta un'idea. Aspetta, dobbiamo andare a scuola. Giusto, metterò in pratica il piano dopo la scuola. Lincoln. Ehi, Lynn, ti leggo una poesia. Si chiama Spazio. Spazio, cupo e profondo, come il mio cuore. Spazio. Tutto il mondo è senza umore. Questo sono io, Lynn. Non mi offenderò se non vorrai più dormire nel mio letto. Questa è la migliore imitazione di Lucy che abbia mai visto. Sei
Dai, dai, dai! Campione del mondo è Lincoln Loco! Uno, due, tre! Hai perso! Sì! Ehi, così non vale! Ma mi piace questo gioco! Senti che puzza! Ok, può bastare! Sei tu il miglior compagno di stanza del mondo! Mi trasferisco definitivamente! Ben svegliata, Lucy! Palla? Quale palla? Buongiorno, Lynn! Le poesie di Lucy? Queste non sono le poesie di Lucy! So che si mancano a vicenda, devo solo trovare il modo di farle riconciliare! Hai già pensato a una bella cena? Non c'è niente di meglio! Buon cibo, una bella chiacchierata e un tocco di romanticismo! Romanticismo? No, stavo solo sognando di uscire con tua sorella Lori. Dicevi scusa? È un'ottima idea, però romanticismo a parte, saranno così prese dalla cena che si dimenticheranno del litigio. Faranno pace e riaprò la mia camera. È ora di mettere in pratica il mio piano. Dopo la scuola, giusto?